Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi continuiamo giornata ricca di informazioni, di news e di novità per quello che riguarda il futuro di Fortnite. Vi dico subito ragazzi, no, non sono novità riguardante Fortnite per Android. Purtroppo non è ancora uscito nulla dalla bocca di Epic Games, niente scritto sui blog, sui siti internet che sono affiliati al team. Ragazzi, l'ultimo mio video è quello che è finora l'ultimo aggiornamento che conosciamo per Fortnite per Android. Oggi parliamo invece ragazzi della nuova modalità che dovrebbe arrivare proprio in successione alla modalità che stiamo vedendo in questi giorni, la Close Quarter, quella incontri ravvicinati. Questa nuova modalità ragazzi sarà molto molto interessante soprattutto per i giocatori alle prime armi, quindi chi si vuole avvicinare al mondo del Battle Royale con Fortnite. Però ci saranno tante altre cose che vi dirò nel corso di questo video ragazzi. Innanzitutto la modalità in inglese si chiamerà Playgrounds, che possiamo tradurre come parco giochi. Cosa cambierà rispetto a quello che già conosciamo o alle meccaniche? Qualche meccanica ragazzi sarà modificata. Dunque, il tempo innanzitutto di una partita sarà molto molto più lungo rispetto a quello che noi conosciamo. Non è neanche chiaro se ci sia o non ci sia neanche la tempesta, quindi già qui ragazzi capisci a me, ci sarà per forza, magari posso andare in giro per la mappa, però comunque potrebbe anche essere così. In questa modalità ragazzi, come già abbiamo visto tanti e tanti mesi fa su Fortnite, sarà attivo il fuoco amico. Quindi ve l'avevo già accennato qualche giorno fa nel mega aggiornamento della patch 4.3 che vi avevo pubblicato una spatafialla da 17 minuti di video. Fuoco amico attivo. Questo vuol dire ragazzi che oltre a killare i vostri nemici, mettete che il vostro compagno di squadra vi sta per rubare lo scar leggendario, sbadan! Un bel colpo di pompa dietro l'orecchio e ve lo prendete voi. Non c'è nessun pericolo ragazzi perché comunque il respawn sarà disponibile, non proprio nell'immediato ma dopo qualche secondo, il che vuol dire che se moriamo risponiamo. Questo ci fa anche un po' pensare a come verrà strutturato poi in realtà la meccanica di questo gioco. C'è da dire ragazzi che tutte le vittorie e tutte le kill, tutto quello che facciamo in questa modalità non verranno conteggiate per quello che riguarda il pass battaglia o le nostre statistiche di gioco del personaggio. Perché vi stavo dicendo, c'è una cosa, attenzione, allora non è proprio finita qua. Prima di dirvi quello che stavo per dirvi, ci sarà ragazzi uno spropositato numero di lama in giro, hanno detto, e una fucilata di risorse disponibili per i giocatori, forzieri, casse delle munizioni, armi in giro, lama appunto, quindi proprio ignoranza allo stato puro. E l'ignoranza allo stato puro piace ad Epic Games, piace, perché hanno detto che stanno puntando tantissimo in questa modalità per sviluppare nuove idee per il futuro di Fortnite. Adesso io non capisco se sono già arrivate alla canna del gas e non sanno più cosa inserire, o se invece vogliono vedere un po' come i giocatori, dandogli praticamente tutto, si inventino cose che potrebbero appunto poi essere inserite, modificate e strutturate per delle nuove modalità di gioco che potremo vedere ad esempio nella stagione 5. Questa secondo me ragazzi è una modalità molto interessante, se venga se gli venga data peso direttamente da Epic Games, cioè loro vogliono vedere cosa noi facciamo, però per vedere cosa noi facciamo io vorrei che loro ci dessero un incentivo per farlo, non so se mi spiego. Potrebbero essere degli oggetti esclusivi, potrebbero essere magari, non lo so, dei concorsi a premi come hanno fatto ad esempio per i nuovi balli di Fortnite. Vi ricordate quando ho fatto il video dell'Orange Juice che poi hanno inserito tutto il balletto, quello tutto strano, nel senso, io credo che ci possa stare se però venga incentivato in maniera abbastanza interessante da parte del team.
Vi ricordo, ragazzi, che questo pomeriggio è uscito il video sulle sfide della settimana numero 5, quindi se non l'avete ancora visto, una bella occhiata, mi raccomando, e iscrivetevi al canale in tantissimi. Mi raccomando, fate iscrivere anche tutti i vostri amici, perché qui facciamo dei contest dove regaliamo un po' di gold. No! Un po' di gold! Meno male che non hanno capito in tutti. Un po' di eurelli per voi, ragazzi. 32.600 iscritti è il limite che dobbiamo raggiungere oggi. Mi raccomando, domani, se lo raggiungiamo, andremo a fare il contest numero 14. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video e noi ci vediamo presto. Ciao!